Si è appena concluso il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, abbiamo convocato d'urgenza per una riflessione su quanto accaduto. Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti, regole, perché sapete che avevamo avviato un percorso condiviso. Il Movimento 5 Stelle, con grande senso di responsabilità, di lealtà verso le istituzioni e verso i cittadini italiani, si era predisposto per il cambio della Presidenza della Commissione Esteri e per lavorare con le altre forze di governo a sostegno di questa maggioranza sulla carta. Si era predisposto ovviamente per insediare una nuova Commissione e consentire quindi che si svolgessero i lavori, riprendessero i lavori a Commissione Esteri e a Senato. Dobbiamo prendere atto però che in modo opaco, surrettizio, le cose sono andate diversamente. Registriamo evidentemente le nostre posizioni, molto chiare, sono posizioni politiche che affrontiamo e vogliamo affrontare in un dibattito pubblico per quanto riguarda la politica estera, per quanto riguarda la soluzione, l'indirizzo a soluzione politica del conflitto in corso in Ucraina. Non piacciono, o comunque non piacciono a tutti. Ne prendiamo atto. Nei giorni scorsi ho detto che c'è qualcuno che evidentemente lavora per tenerci fuori dalla maggioranza. Oggi però prendo atto che Movimento 5 Stelle e PD e LeU hanno un atteggiamento responsabile di fronte ai cittadini, mantengono i patti, gli altri no.